dei delitti e delle pene del marchese Cesare Beccaria è l'opera che più di ogni altra rappresenta l'illuminismo italiano in Europa. Essa è formalmente un trattato, come si capisce dal titolo, ma un trattato molto breve perché in soli 47 paragrafi affronta un tema molto complesso, ossia la riforma della legislazione penale. L'opera più importante dell'illuminismo italiano è in parte anche frutto di un lavoro collettivo, come avviene, seppur in proporzioni ben più ampie, con l'impresa dell'Encyclopédie. Infatti, l'idea nacque e trovò una realizzazione concreta nell'ambiente dell'Accademia dei Pugni, con il determinante contributo di Pietro Verri. Il volume venne pubblicato nel 1764 a Livorno e conobbe un notevole successo di pubblico, testimoniato da numerose ristampe e dall'immediata traduzione in francese nel 1765, che ne garantì una larga circolazione in Europa. Oltre ad essere un trattato, l'opera è un saggio, cioè una breve opera in prosa che tratta un argomento specifico con un coinvolgimento immediato dell'autore e uno stile brillante e diretto. L'argomento affrontato è la riforma della legislazione penale, cioè dei codici penali e dell'amministrazione della giustizia. Il fine del trattato saggio è quello di evidenziare i difetti delle legislazioni giudiziarie del tempo e di proporre alcune soluzioni per rimediare alle lacune e alle storture dei vari sistemi. Più precisamente, lo scopo dell'opera nel suo insieme è dimostrare l'assurdità e l'infondatezza del sistema giuridico vigente. Alla base delle considerazioni di Beccaria ci sono alcuni elementi chiave della riflessione illuminista sul rapporto tra individuo e società. Primo tra tutti la separazione tra la sfera religiosa e la sfera pubblica. Il delitto non è un peccato contro i dogmi di fede, ma è una violazione delle norme che regolano la convivenza civile tra individui di una stessa comunità umana. Alla base delle considerazioni di Beccaria ci sono alcuni elementi chiave della riflessione illuminista sul rapporto tra individuo e società. Primo tra tutti la separazione tra la sfera religiosa e la sfera pubblica. Il delitto non è un peccato contro i dogmi di fede, ma è una violazione delle norme che regolano la convivenza civile tra individui di una stessa comunità umana. Proprio la separazione tra delitto e peccato, secondo una visione laica del diritto, spiega la reazione della Chiesa, che nel 1776 incluse l'opera nell'indice dei libri proibiti.